I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Guarda che anche se sono a Milano, Patrizio Mattei, intuisco le facce che fai su questo disco. Scuote la testa, scuote la testa. No. Lo vedo in un riquadrino qui con la webcam, caro Patrizio Mattei, non fare Mi parlate giacchetti di jeans chiusi tutti anni 80. Poi non Go sono West. Non sono giacchetti, sono camicie. Go West con We Close Our Eyes. E allora, qual è il problema? 1985 è un pezzone. Bellissimo. Ma non hai idea che storia ha fatto. Oh. Già manchi da quanto? 20 secondi? È così. Mi sentite forte e chiaro? Benissimo. Come se fossi qui. Beh, ragazzi, quando c'è la diretta, questa è proprio la situazione classica a Roma-Milano, che è anche un po' l'asse di Radio DJ. Cioè, un po' siamo a Roma. Pochi. Noi e qualcun altro. Io che in realtà quando vengo su a Milano mi viene da parlare di Medellin. Ti prende proprio, ti entra dentro Milano. Diventi proprio il sottosopra di Celentano quando viene a Roma, esatto. Domandatemi che cosa ho mangiato ieri sera. Che hai mangiato ieri sera? E il panettone. Di già. La cutuletta. E poi l'osso buco. Come scrivono su alcuni menù? Sua maestà l'osso buco mi piace tantissimo. Patrizio, cosa stai facendo? Mi ha fatto ridere Giorgio come l'ha detto. È un'altra cosa. Vedo delle facce perplesse da questa parte. C'è la stellina che lacrima, ma attenzione, a proposito di cibo. Partiamo da quello. Veronica, buongiorno. Ieri abbiamo concluso dicendo: ma ti pare costolette di maiale e vongole, piatto arrosto, tipico? Arrosto. Spezzatino. Con le vongole, piatto tipico portoghese. Possibile, sentiamo. Ciao trio, quello spezzatino lì si chiama carne alla lentejana ed è una bomba. Provare per credere. Ciao Alessandro da Saronno. Alessandro. Noi siamo ancora scettici. Sono scettico. Vi ricordo che lo eravamo anche quando a Ravenna ci hanno proposto il cinghiale con la cioccolata, con il cacao, fine invece era buonissimo. Questi abbinamenti un po' strani. Potremmo fare abbinamenti strani che alla fine guarda che allora no tonno col parmigiano. No, ragazzi. Pasta col tonno non si mette il parmigiano. Con il pomodoro, il parmigiano, il tonno, voi dovete darmi retta. No, è buonissimo. No. Senti, tu hai una gastrite che ti sta divorando e secondo me è dovuta al tuo menù. Perdonami, quindi non puoi venire qua a dare lezioni. Lo consiglio per chi non ha problemi di gastrite. Che il rub lì te le mangi te. Bravo. Diglielo in mid e va a Pairat. E mangia pure quello e vada via il chiudo anche già che ci siamo. È una cosa che so dire bene. 342 00 00 700. Sentinchi, welcome, c'è il programma oggi. Una voce, una chitarra o poche lune che ce fa più per lanciare. Sigla! Martedì 18 ottobre 2022, questo è Radio DJ. Canta la patria! Buongiorno! Va tutto bene! Va tutti bene! Il trio Medusa! Motocicletta, riesci a capire? Tipo tutta boccia, il trio Medusa, quindi io non so. Canzoni travisate, sembro che chi piotta. Tre culattoni, una quota rosa. Ora senti come suona. Comincia la mattina, tu ti cura la balena. Come dice Lino, porca puttana. Va tutto bene. Se ti chiedi come va, va gonfia bene. Se ti chiedi cosa sono io, trio Medusa. Ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele Furio. Allora, fermi tutti, lo so che avevamo detto, ma perché non parliamo di abbinamenti strani culinarie? Però mi è venuta un'altra idea. 342 00 00 700, solo messaggi audio di gente che è convinta di fare benissimo gli accenti. Sì, perché pure l'ascoltatore di adesso è l'angelo della sigla ha fatto, insomma, era un napoletano ma lui era veramente napoletano. Ci prodighiamo anche su questo, però la vinci l'ho visto che si dice quello, guarda, quando la Napoli ho visto cosa ci fa pure andare buono. Questo è Cazzim, però non è Cazzim, è a Metrano, secondo me, neanche a Metrano ha rifatto la foto. Ci state proviamo. 342 00 00 700, solo persone che però
insomma, non dovete fare quello che sapete no, fare. Allora, cioè, no, allora facciamo questo gioco. Loro ci fanno un accento e dobbiamo capire il loro vero accento di origine. Cioè, un romano. Fai il milanese, senti, il milanese dice: no, tu sei romano. Allora, okay, sotto, però, sotto sei romano. Visto che appunto oggi è chiamata Roma-Milano, molti romani che fanno i milanesi. E i milanesi molto, che fanno molti i milanesi che fanno i romani. Ah, guarda, sarà una puntata clamorosa. Mettetevi comodi perché oggi. Prima, però, gli errori lo so. Sì, lo sì, so, sì, lo so. Dobbiamo farci una risata sugli errori. Sugli errori, perché ieri appunto abbiamo parlato di quella parola, soprattutto che ti sbagli in continuazione. Che... Tu fai riferimento a una parola che purtroppo il nostro magister Pull troppo, perdonami, sì, continua a insistere. Certo. Ha continuato tutto ieri e oggi, quando siamo arrivati a dire ma io ho ragione, si scrive con un attissone. Ieri perché nella sua Treccani, no, scritta a mano del 1820. Certo. No. E uno è sbagliato, infatti. Sì, però sulla Treccani cartacea, che si sì, vede che non è aggiornata. Cartacea. Esatto. Senti, metti il disco che mi parlavi prima, vai, facciamo prima. Insieme solo dentro casa, che senso ha? Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Annalisa, bellissima, chiaramente parla della puntata odierna di Chiamate Roma. Ma perché, certo, ragazzi, stanno arrivando delle robe, vedo la stellina, Veronica con le lacrime. Ricordiamo sempre il giochino è: fate un accento che siete convinti di saper fare bene, però non il vostro. No, non vale, no, non vale, non il vostro, no, non il vostro. No, no. Allora, corsia preferenziale, meglio è. Esatto. Sì, esatto, distante, sì, è proprio detto corsia preferenziale per il romano milanese che si invertono. Sì, sì, ok. Che fanno veramente ridere. Effetto Massimo Boldi. Oggi sto chiuso in albergo tutto il giorno che mi vengono a cercare. Però se no, Veronica ci uccide. Ieri le abbiamo detto: tieni da parte un po' di strafalcioni da parte tipo 500. Gente convinta, ma convinta. Per esempio, ciao trio. Ciao. Un giorno la mia fidanzata mi disse che difendevo le mie ragioni a spatatrac. La discussione finì lì. Spatatrac. Buona giornata dalle Marche. Ah, spatatrac. Io pensavo fosse un, non lo so, un modello di spada, quello di Star Trek, invece no, cioè no, spatatrac. Tu difendi le tue ragioni a spatatrac. E spatatrac, spatatrac, spatatrac. Che serata, che serata. Ma è bellissima spatatrac, ancora. Non ci posso credere. Nessuno ha ancora detto bene o male. No! Bene o male. Voglio risentire, non ho capito. Non ci posso credere. Nessuno ha ancora detto bene o male. Ma invece beno, che meno male, bene o male. Beh, certo, bene, hai detto tutte e due. Bene male. Bene male. No, nessuno. No, no, ha detto nessuno, no. Nessuno. Io ho scoperto dopo i 25 che si dice tarpare le ali e non tappare. Però era più bello tappare, rendeva più l'idea. Ma come? Ciao, Ila Ole Ole. Ole Ole. Ma ali con i buchi, io non ne vedo. Non lo so, no, sono buchi prototipi. Brutto, se ti tappano non è bellissimo. Dipende, dipende, ancora. Il peggio che ho sentito è stato lo psicologo, scritto l'apostrofo o psicologo, da una ragazza che voleva studiare psicologia. Vedi. O psicologo. No, voleva studiare o psicologia. Questo punto. Ma cosa è la carta del mercante in fiera? O psicologo. Col saltino. Ragazzi, buongiorno. Io sono laureato in ingegneria, sono ingegnere e ogni volta controllo la pergamena per vedere se si scrive ingegnere o ingegnere. Andiamo bene. Ingegnere. È più pulito, ingegnere. A Roma fa genio. Non lo diresti. Facoltà di ingegneria. Ancora. Vale L'apostrofo a roulotte al posto di roulotte. A roulotte. Che hai in effetti anche a Roma a roulotte, okay? Senza L, no? Quindi quando uno lo sente da fuori, allora è giusto. E quindi anche a roulette. A roulette. Ho giocato a roulette. Ancora. Sozzoni, buongiorno. Buongiorno. Io ho sempre scritto tram quando dovevo dire
la forma, sai, il solito tram tram, però poi mi hanno corretto mi dicendomi che è tran tran. Ciao Sozzoni. Ciao. Il tran tran quotidiano. Ok, non capivo perché pensavo al tram, perché è giusto, tram tram non sono due tram credo insieme. Che ci sia un libro di Jack Frusciante che si intitolava proprio il solito tram tram, il 16 il 16. Credo, adesso non vorrei sbagliarmi. Ancora. Ciao trio, io ai tempi delle medie ho fatto un tema, anzi una ricerca, su Israele e ho scritto per tutte le volte Israele con la D, ero convinto si scrivesse così e dopo quando ho visto il voto ho capito che c'era un errore. Ciao, Andrea Cappe da Como. Bello. Uno. Israele. Sì, Israele, 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 ma vabbè. E poi... Ciao trio, io ho sempre pensato che si diceva semaforo, adesso ho scoperto che si dice semaforo. Viola Paolini da Trieste. Ciao. Femaforo. Femaforo. C'è anche un po' di zeppola. Ma non ho capito. Non capisco. Succede no, semaforo. Femaforo. O fermaforo. Fermaforo. Sai che forse è fermaforo. Perché stai fermo? Fermaforo è più giusto. Fermaforo è giusto. Molto più. Hai ragione tu. Hai ragione tu. Diciamo male. L'ultimo. Ciao Sozzoni. Ciao. Perché chi dice buonasera o chi scrive buonasera tutto attaccato, chi lo scrive buonasera. Buongiorno. Non è così grave. Io credo si possa fare tutte e due. In questo caso credo però come su, saluto no. Si scrive tutto attaccato. Sì, no, tutto attaccato, sì, buonasera. Chiediamolo al linguista del gruppo, scusate. Però metti la base quark, scusa, no, sono detta così, okay. Sono, ma dai. No, io voglio solo dire che ho un messaggio di Gabriele che mi ha scritto buona staccato sera. Quindi è giusto buona staccato sera. Basta, non voglio... Manda lo screenshot, lo voglio vedere questo messaggio. Quando mai ti ho scritto buonasera? Messaggi... Poi a me, ma perché? Esatto, un paio di insulti. Girl, I like you, I do. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Post Malone, Doja Cat, mi auto dai, cosa avevi detto? Che... Ho detto che il libro, il solito tram tram, il 16 e il 16, era scritto da Jack Frusciante. No, era scritto da Vasco Mirandola. Mi scuso con tutti e due. Scuso con Vasco Mirandola, tra l'altro. E erano, vi ricordate, quei libercoli piccolini, piccolini? Sì. Tipo, non so se si chiamassero mille lire, mi pare, che erano quelle cose, quella collana di libri. Sì, sì, poi per Jack Frusciante intendevi Enrico Brizzi? No, ah no, proprio Jack Frusciante, ok. Jack okay. Frusciante, quello che è uscito dal gruppo. Sì, sì. Non te lanciamo. Non cazzo. Guarda, la cosa importante è una, che dopo la pubblicità facciamo una carrellata di accenti fatti male. Tanto io con la testa sto solo lì. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Movie, Lift Me Up 2004, sono le 736, siete all'ascolto di Chiamate Roma Milano 02 06 31 02 31 02 31. Ma è così facile, ma io non capisco come non vi entra in testa questo titolo così semplice. È alla base della comunicazione. Ma poi è cambiato rispetto agli altri. Ma certo, era Roma Milano. Se Gabriele me lo chiede fra 20 minuti è sicuramente diverso. La precisione dell'architetto Corsetti, ragazzi. La precisione in realtà di questa prima mezz'ora di programma, perché abbiamo detto tante cose, quasi tutte inesatte. Non torneremo sugli autori dei libri mille lire, perché sono tanti e molti erano dei nom de plume, ragazzi. Erano molti. Sbarcavano in lunario anche così, no? Voglio dire, è un po' il meccanismo dei registi che facevano magari film, B-movies o cose del genere, che non si firmavano mai con certo, loro. C'erano sempre nomi improbabili inglesi. Certo. O che richiamavano comunque qualche cosa, insomma, di epico. A proposito di essere su Roma e Milano, 342-00-00-700, abbiamo detto, come diciamo noi qui Meneghini, provai a fare il nostro accento. Mamma mia. Con i brividi. Come iniziamo? Con romani che fanno milanesi o milanesi che fanno romani? Così, no, così, così. Come diciamo a Roma, do coio coio. Però ho verificato ovviamente, ho ascoltato dei messaggi che avevano mandato prima per verificare che non fosse effettivamente il loro dialetto. Ah, però se Furia ha detto un do coio coio, devo dire come diciamo noi a Milano. Certo. Do coio coio. Sì, proprio così, così, no, così dicono così, così. Si dice così, ha detto, uguale ha detto, uguale, uguale. Sentiamo.
Buongiorno Triamedusa. Oggi, oggi sto andando a lavorare. Però sto andando a lavorare, che poi mi mangio una bella pasta con l'anduia. Pasta con l'anduia. Basta, ti devo dire. Sì, perché l'imitazione scarsa è intrisa di luoghi comuni. Questa, diciamo, esatto. Sì. Vabbè. Ecco. Ma grazie alla parola anduia abbiamo capito che stava tentando il calabrese. Sì, ecco, stava tentando. Non essendo. Ma abbiamo anche il luogo di provenienza, Veronica? No, no, però era del nord. Ragazzi, ne ho sentiti tantissimi. Secondo me è Veneto. Ho verificato, ho verificato. Vai. Bencio. O so che sono brava a parlare veneto. Per forza. Allora vi auguro una buona giornata. Ciao, beitosi. Però questo par forza non è male, eh? Par forza. Questa per par condicio è una cosentina che fa bene. Che fa bene. E poi. Ma a Natale io mangio le cozze pelose. Canestrelli, panettone come si chiama la mess? Canestrelli. C'è anche un po' la vendetta familiare, perché è sempre il parente di fuori. Sicuro, che a Natale viene e porta il cesto. Esatto. Ma come le cose pelose. Però è la prima cosa che ti viene in mente, vabbè. Ancora. Madunina che te brilla, che te fa. Vive, una bella piscinina. Sei di Garbatella, è qua sotto a citofonato. Ma chi l'avrebbe detto? Ma perché ci hai rotto? Cioè, perché hai infranto un sogno? Più che altro col piscinina. Esatto. La poi era tutta. Oh, bella madonnina, che brilli le luttare. Ancora. Buongiorno Tri, adesso sto andando a lavoro, che io adesso praticamente sono abito a Imola e sto andando a lavoro a Modena, sono un'ora e mezza di macchina più o meno. E niente, sono contento così, buona giornata, dai. Sarebbe qui c'è anche un po' di imitazione. Sì, c'è un po', c'è un Valentino, Valentino Rossi. Cioè, bravo. Certo. C'è quel sentore romagnolo. Sì, sì. Allora aspetta, perché giustamente Patrizio ci segnala che Enzino fa un ottimo romano. Oh, sì, lo fai sì, da lì o lo fai da qui? Lo fa da lì, lì. Sì, allora, sentiamo. Aspetta, vediamo, prova a parlare, se no vieni qui, vediamo, se non ti si sente entra qui Enzino. Mi sentite? Molto lontano. Male, meglio cambiare in diretta, dai, vai. Vogliamo anche vederti, Enzino. Allora, perché privarci di questo piacere? Sentiamo Enzino, che ricordiamo è nativo di dove sei Enzino? Di Lissone. Lissone, provincia Brianza. Ma sarebbe voluto nascere a Gorgonzola, ricordiamo. Allora, romano di adozione, dai, almeno in collegamento. Piano, lasciate in pace l'artista. Ok, allora. Ma io lo faccio perché voglio bene a Patrizio. Sì. Patrizio, ormai siamo fratelli. E allora, se non parlo romano, non mi risponde. Se non ti capisce. Tipo, come comunica con Patrizio? Ciao Patri. Come butta là? Temevo peggio. Temevo peggio. Oggi sono rincoglionito. Tu come Enzino, te la passi? Invitalo a mangiare una pizza fuori, come lo direbbe un romano. Patri, quando ce l'andiamo a mangiare la pizza? Sei comprensibile. Sicuramente meglio di io che faccio il milanese. Bravo Enzino. Ha provato Enzino, grande. Grazie. Vuoi andare a mangiare il tuo gorgonzolino? Perché come i cavalli, no? Gli devi dare qualcosa, gli devi dare il dolcetto. Un zuccherino. Arriva lì, questa è Radio DJ. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Vabbè, con questo giochino abbastanza furbo potremmo fare, che so, le prossime 45 ore, ma sarebbe troppo facile. Poi si va a dire in giro che non abbiamo voglia di lavorare, questo è un luogo comune che non accettiamo più, diciamo. No, ma proprio noi Triomedusa, non noi romani, sia chiaro. E cucinare con la panna è molto facile, però giustamente Veronica dice al 342-00-00-700 basta, ultimo messaggio di gente che si addentra, che si arrischia nel fare dialetti che non sono i propri. Sentiamo. Vorrei chiudere con un uso improprio di un'esclamazione, così educhiamo anche. Bene, un errore che viene fatto molto spesso. Non so, ma credo di sapere. Sti cazzi, Trio, sono di Roma Nord, che mi mandate? Ma
Mamma abbiamo sbagliato tutto. Allora, tutto. A Roma Nord non dicono così. Roma, dicono top. La differenza tra Roma Nord e tutto il resto di Roma è top. Top. Ve lo dobbiamo spiegare. L'utilizzo di sti cazzi significa chi se ne frega, non me ne frega nulla. Non accidenti, che cosa incredibile. Che figata. Quello è me coglioni. Esatto. Anzi, sti cazzi è esattamente il contrario. Sminuisce. Ditemi, adesso entrate in studio Andrea Prevignano. Adesso entra. Ma sti cazzi! Perfetto! Sì, esattamente questo. Forse erroneamente avete sempre pensato all'ascolto che fosse un elogio per il Pre. No! E sti cazzi! Lo vedete? Anzi, mettiamola a suo agio adesso. Prevignano ci fa subito fresco il napoletano. Dai. Dalla A di Ammio alla Z di zio, l'Accademia della Crusca ha provato a estrarre. Stai facendo la notizia. Che cos'è? Caccamo, che è? Caccamo. Gira la palla. Brava. È l'invenzione del milanese che vuole fare. Però attenzione, rimaniamo però in tema, diciamo, lingua, perché ci sono molte cose che ti fanno capire che parte l'allarme boomer. Sì. Una di queste è non capire più il linguaggio dei giovani. E quindi la Crusca ha detto: sai che c'è? Diamo una mano ai boomer. Ma tra l'altro, boomer da dove viene, Previ? Diciamo una volta per tutte. Boomer arriva da Baby Boom, composto, è un derivato appunto di Baby Boom, che sarebbe il forte incremento demografico che c'è stato a un certo quindi punto. Quindi chi sono i boomer? Quelli nati in quale periodo? Tra il 46 e il 64. Ok, quindi noi siamo non siamo boomer. Faceva parte di quella generazione Clinton. Per dire, però in realtà in Italia il boom c'è stato negli anni 70 delle nascite, quindi volendo noi italiani boomer siamo gli anni 70. Boomer è diventato un po' una sorta di reazione alle paternali e antipatiche considerazioni che vengono fatte appunto dai vecchi nei confronti dei giovani. Al fatto di non capire dinamiche, alcune cose, boomer. È un modo anche metterti a tacere fondamentalmente. Ci vedono anacronistici, capito? Esatto. Sei ancora dietro Però boomer già c'era, cos'altro hanno inserito? Allora hanno inserito Amio. No, ragazzi. Amio no, Crusca. Amio l'hanno inserito in questo volume l'italiano Igio. Sapete già tutto. Fenomeno nato su TikTok, sui reel, eccetera, eccetera. Ma quale TikTok ci è? Io ho 60 anni che parlo il corsaivo. Già difficile capirlo normalmente. Scusi, può ripetere? È 100 anni che parlo il corsaivo. La fiducia è corsaivo. Quindi l'ha inventato lei. Certo. Faiga, ecco, molto usato in questi anni. Un'altra cosa che ho inventato, nuovissima, è l'inversione. Invece di dire cane, dico neca. Capito? Una cosa nuova. Il neca. Che gioventù. Avete visto ancora che tempra? Ieri a Giorgia ha dato le totò. Avete visto? Sono arrivato a maggiore ritardo, ho avuto un piccolo richiamo. Era il traffico di Roma. Poi c'è Crash. La crash. È una persona per cui si ha una cosa. È inglese. Dimmi che c'è anche shippare. Shippare non c'è. Probabilmente non c'è neanche shippare. Gli scippo, questi due sarebbe tipo spingo, tifo molto per l'unione di queste due persone. No, però so per certo che c'è ghostare. Sparire dai radar dei social network, anche con una persona non farsi più. Vabbè, il ghosting però non è proprio. Allora, vanno bene tutti questi termini, però per uno dei boomer qua presenti, Patrizio uscirà anche in cartaceo, perché sappiamo che lui è il dizionario. Meglio esce su 1000 lire la collana di cui abbiamo parlato prima. Sapete come siete voi, Trio? Siete illegali, ragazzi. Figata. Che è un apprezzamento, una persona particolarmente figa. Illegali. Bello. Ora, però, a riprova di come ci vedano i giovani di adesso, pare che il vestito di Halloween che sta andando per la maggiore negli Stati Uniti è. Quale questo, Trevi? Secondo me, è proprio il totale. Kit nostalgia anni 90 / kit nostalgia anni 2000. Cioè 2000 che si veste 2000 già come vestirsi da hippie da anni 70 storia. Quindi... allora anni 90 nel kit c'è un Nokia giallo di plastica, un finto Walkman, un paio di occhiali da sole sottili e mollette colorate per i capelli a forma di farfalla. È vero,
le ragazze. Sì, allora, alzi la mano chi, non solo tra i presenti, ma anche chi ci ascolta, non ha almeno tre di questi accessori tutti, ancora. Cioè, tutti. Infatti ti danno del vecchio così. Il vestibiallo ne è fatto, ragazzi. Esco di casa così. Ma sentiamo nel 2000. Nel kit 2000, berretto di jeans, occhiali a farfalla, canottierina bianca e collana decisamente vestita. Ma io non mi vestivo così. Ma che cacchio sta di? È una merda. Però abbiamo una, come dire, una millennials, quindi allora, diciamo, può dire lei. Ragazzi, sì, abbiamo parlato del 2000. L'anno prima, il 1999, vinceva il Festival di Sanremo proprio lui, Alex Britti. Oggi sono io. Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Will Smith, Man in Black, 1997, scusate il fiatone, ma Enzino mi ha chiesto di ballarla insieme. Sapete che io sono il Will Smith italiano e Will Smith è il Gabriele Corsi americano, come tutti sanno, anche se non vado in giro a dare pizze se uno fa una battuta sbagliata. Insomma. Beh, finché non la fanno su tua moglie, poi voglio vedere se le dai o no. No, sulle battute mai, sulla comicità, ma sempre sbagliata. È arrivato un messaggio che un po' unisce tutto quello che abbiamo detto fino adesso, sì. Su questo brano, vi ricordate, colonna sonora appunto di Man in Black, no? Sì, certo. Hai fatto tutti i gesti. Minchia, Trio, questa la devo troppo sparaflesciare. No, è che dovevo mandarla quando siamo usciti dal disco, per quello che mi ero distratta. Che cos'è? Sent'aria di polemica. Che succede? Sai perché? Perché noi abbiamo un problema. Giustamente io e Gabriele non ci vediamo. E quindi io sbracciavo, però non mi hai vista. No, non ti vedo. Non sei nell'inquadratura. Io pensavo che stessi ballando anche tu Man in Black, penso un po'. No, ho ballato prima Alex Britti. Mi spiace, Veronica. Scusate, a proposito di Alex Britti, uso la radio per fini personali. Questa sera, Don't Forget the Lyrics, c'è Francesca Lotta e cantiamo insieme Non Amarmi, per dire. E finalmente togliamo il dubbio, ma la prima frase è Non Amarmi perché vivo a Londra. Io l'ho sempre cantata così. No, a Londra, io l'ho sempre cantata questa sì. Queen già è un'altra Steve cosa. Queen, certo. Secondo me trova già più adesso. Quindi mi dite che era preoccupato per il costo della chiamata. Io ti giuro che ero convinto che fosse una storia legata a un amore a distanza. Dice, vabbè, ma Londra, ma non è vabbè, che... Vabbè, boh, chissà dov'è. Chissà, comunque può funzionare. 342-00-00-700, quanti boomer come noi all'ascolto? Per esempio... Ti mando un vocal. Sì. Cosa? Mando un vocal. Cosa? Ti mando un messaggio vocale su WhatsApp. Ah, e chiamalo così. Allora, questa invece è interessante, amica all'ascolto, perché secondo me, adesso qui sono anche a Milano, quindi rischio moltissimo, ma sapete che c'è qualcuno che detesta i vocali? Secondo me quello è un po' da boomer, detestare i vocali, Vero? Sì, può essere. Un vocale. Mi avete ricordato un mio amico, una persona che conosco, si chiama Alessandro, che invece dice ti sto per mandare un vocalist. Ah, un vocalist. Mando un vocalist. Per la serata. per la serata così sono pronto. Scusa il vocalist. E poi ancora, Veronica. Mi dicono che sono una boomer, perché dico boomer con due M. Boomer. Boomer, beh, certo. Allora hanno ragione loro. Allora te la cerchi. Hanno ragione loro. Boomer. Ho scoperto recentemente, a proposito di termini, che broccolino, cioè il parlare un inglese misto italiano, deriva da Brooklyn, perché la prima comunità italiana era a Brooklyn e parlavano un po' questo misto, un po' italo-americano, no? E quindi era Brooklyn. Chissà come viene definito il dialetto di Sara dal Lussemburgo. Buongiorno, Lussemburgo. Buongiorno, Sara. Buongiorno. Allora, aspetta, l'errore di Gabriele non capita così per sbaglio, no. Voi lì come lo chiamate? Lussemburgo o Lussembrutto? Allora, Lussemburgo, però tutti i miei amici dicono Lussemburgo. No, non tutti i miei amici, ma un po' di miei amici. Un po' di tuoi amici. Allora, sei lì per quale motivo, Sara? Allora, per lavoro, lavoro in una farmacia ospedaliera, ma preciso, vengo dalla mia Inveruno in provincia di Milano, le origini sono lì. Ok, perfetto. E anche tu praticamente una specie di broccolino o di inverunese, come lo possiamo chiamare a questo punto? dialetto italianizzato di mia nonna che mi ha inculcato che io italiano in realtà ho scoperto qua. Avendo amici di origini diverse,
non milanesi, che erano parole per non esempio? Italiane. E quando arrivavano a casa mia gli dicevo: ragazzi, non preoccupatevi, esiste, la casa è boncia. Eh? Com'è? Se la casa è? È boncia, che vuol dire che è sporca. Bonza. Boncia. Boncia. Con la V di, sì, con di Verona? V. Allora, non so come si scrive effettivamente, ma allora, no, è perché è un po' come lo spagnolo, è vale, no? Vale, esatto, boncia, ok, perfetto. O anche basla, per esempio, cioè gli dicevo: ragazzi, preparate le patatine nella basla, nelle basle che ci sono qua, e nessuno faceva niente. Vabbè, dai, faccio io. Vabbè, sembra che ci stai prendendo in giro, cioè, come, perché a sentirti parlare così uno dice: ma no, di cosa sta parlando? Ha inventato delle parole. E altre cose che hai scoperto, per esempio, che non si dicevano esattamente così in italiano? E ruera, che è un po' l'immondiziaio, che non esiste in la italiano. Ruera, certo. Beh, le prime volte che venivo qui mi bussavano in albergo e mi dicevano: questo è il sacchetto per la rumenta. E io non sapevo che farci, no? Che sarebbe l'immondizia? È che in realtà all'inizio i miei amici, molto educati, non mi dicevano niente. Facevano finta di capire, cioè a seconda, esatto, certo. Facevano azioni anche per te, inusitate. Dice: ma no, ho chiesto di mettere l'acqua. Facevano un po' di vedere giocare un 2-3 stelle, cioè, sono mosse. No, ancora peggio. Era Fantozzi con Cazzi la gomera. Ma cosa fa Fantozzi? Grazie Sara, un bacio, buon martedì. Grazie. Anche a voi. Ciao. Le 818, questa è Radio DJ, chiamate Roma, Milano, 3131, la casa Voncia, o Ochoa, si dice anche a Bergamo, ci segnala Giulia da Crespi d'Adda, e sono in tanti a dire che questo termine, in realtà, che io sento forse per la seconda o terza volta... È molto comune, sì, sono arrabbiati, hanno detto non conoscete il dialetto lombardo, ma Voncia è quasi un termine comune. Si usa anche in Piemonte, cioè è molto del nord. Beh, a quanto pare ora anche in Lussemburgo. Esatto, sì. Però anche in Lussemburgo. Parecchio. Una cosa che mi fa molto ridere è un mio amico che dice: andiamo a casa di, che so, casa di Furio, gli squattiamo casa. Gli squattiamo? Da squatter praticamente. Cioè, mi sistemo a casa tua, faccio una merda e poi rimango lì. Salutiamo il comune amico, nonché inventore di Boris, Luca Manzi. Ogni tanto mi manda messaggio: perché non andiamo a squattare casa di qualcuno? Indica occupare per fare una festa molesta. E questa cosa del sacchetto è una cosa che a me a Milano sconvolgeva. Perché quando tu vai nel supermercato serve il sacchetto, che da noi è semplicemente la busta. La busta, il sacchetto. Però occhio a come lo diciamo, oltretutto occhio agli abbinamenti. Gli abbinamenti sono tremendi. Veramente, sì, toccando un terreno, rischiamo di perdere ascoltatori. Ciao trio, io sei la dude. Se dite un'altra volta sacchetto e rumenta, cambio canale, per sempre, vado a Radio Maria. Sacchetto lo dicono in quei posti là, rumenta è ligure. Ecco. Ciao ragazzi. Rumenta è ligure. L'ho sentito dire anche qua, sarà un ligure. un ligure rapiattato. Che ascolta Radio Maria però. Certo. Scusi, lei mi fa vedere il certificato di residenza. Lei è ligure, perché dice rumenta a Milano? Si vergogni, che devo fare? E poi vai prego. Padre e figlia, Dario, Dario e la figlia, un gettone valeva 200 lire. Valeva 200 gettone. Sì, sono tutti termini che adesso sono fuori corso, cioè gettone, lire. È vero. Adesso magari gli dici token, lo capisco. Paola ha il mio stesso dramma e dice: mio figlio mi mostra meme che lo fanno scompisciare e io rimango basito. Questo è il linguaggio. Anche il linguaggio visivo è diverso. La cosa ancora più boomer, non me ne voglia mia moglie, ma lei fa tipo, che so, gli fai vedere un video e fa: ma chi è questo? Ma no, amore, ma non lo so. Sì, perché è vero. Lei è giornalista. È italiano? Ma cazzo ti frega, cade nel fiume, ride. Deve essere un comico, cioè deve avere un nome e cognome. Questo che mi fa ridere, chi è? Si fa ridere, che ti frega? Non lo fa di mestiere. Poi vede uno che cade nel ruscello. Ma che belle le montagne lì. Amore,
guarda, cazzo, cade nel fiume, fa ridere, concentra, niente, così. Vestiti, questa cosa dello scontro generazionale è antico. Per esempio, negli anni '80 andavano i pantaloni con i risvoltini, vi ricordate? Certo, no? certo. E già allora i 40-50enni facevano anche loro i risvoltini. Mio padre diceva, dopo i 50 anni non si possono indossare i risvoltini. Il problema non è che sembri un coglione, il problema sono le vene varicose. Ah, queste che si vedono. Sì. Scusate, base tensiva potremmo fare, visto che siamo un po' lunghi, la mezz'ora di domani mattina. Fino a che età è lecito iscriversi a TikTok? Sinceri, 17. Beh, dipende però, perché sta cambiando anche TikTok. No, all'inizio sono ragazzi, ora Giorgio troppo non ci provare. Allora, facciamo una domanda: chi di noi qua ha il profilo di TikTok? Nessuno. No. Io ce l'ho. Lo vedi che era quante cose hai pubblicato? Sì, perché sono zozzo. Stai là a spizzarti le femmine. No. Vedete, Mariuolo. Vi spiego come funziona. Quando ti attacchi a TikTok, valuta la tua età, quanti anni, perché tu scrivi questi dati e ti propone delle cose. Più cose guardi di un certo tipo, più te le propone. L'integerrimo Giorgio. Aspetta. Ci serviva un insider. Primo. Arrimetti in base tensiva. E cosa guardi tu su TikTok? Allora guardo le cose di scienza. Sì, certo. Su TikTok è pieno. È pieno. Vai, Previ, va. Sul, Furio, è sul corpo umano. Siamo Previ, fatti così. Parla ai boomer che non sanno come funziona TikTok. Domani io farei mezz'ora fino a che età è lecito. Sì. Stare su TikTok. Dai, okay. Sei vecchio, puoi avere 12, 60, 82, 14 anni. Sei vecchio a prescindere se fai l'uomo d'angolo durante le partite di briscola bestemmiata. Cioè quello che guarda. Quello che vorrebbe partecipare, ma non si ricorda bene le regole. Bene, giovani vecchi, mio nipote ha 13 anni, a casa mette la vestaglia. Bello. Ho 24 anni e quindi sto tra i nativi digitali, sono borderline, però guido col cappello, io me lo metto sempre. Bello. Io ho 11 anni, guardavo Samarcanda con Santoro. A 11, ragazzi, io ho una foto qui sotto in via Massera di mia figlia che ha 11 anni con Giovanni Floris, perché il suo idolo era Giovanni Floris e si guardava Ballarò, ragazzi. Piegatura. Facciamo Berting. Berti. Da Alberto, uno dei direttori della nostra azienda, ovvero passare il tempo a guardare tipe su Tinder, specialmente durante riunioni di lavoro. Si chiama Giorging, il famoso Giorging. Adesso vi faccio vedere il mio profilo. Come no, non mente il profilo di TikTok. Come no. Un po' di Giorging. Dai. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Coldplay, Humankind, alle 826. Enrico, ci sei? Buongiorno. Sono ancora, devo dire, sconvolto dal fatto che Giorgio sia a TikTok. In tanti. È la notizia del giorno, direi. Tu ci sei ovviamente su TikTok. No, su Instagram, sì, ma TikTok non ci sono ancora arrivato, nonostante appunto abbia un po' subisco un po' di pressioni. Pubblichi, diciamo così. Solamente te che cammini da solo sulla spiaggia, è una cosa, una tristezza. Allora siamo sull'1-0 per te. Andiamo a Brindisi. Che tempo c'è alle 8:26 lì? Dunque, Brindisi è... cercate di fregarmi, perché dai, Brindisi veloce, secondo me bello brutto, ci sono, è nuvoloso, nuvoloso con sprazzi di azzurro, quindi però non quella nuvolosità intensa proprio totale. Poco nuvoloso, qualche nuvoletta, sì. Poco nuvoloso, dobbiamo essere così. 3420000700, messaggio audio per dirci se è veramente così a Brindisi. Resto d'Italia, Enrico. Ecco, continua appunto questa situazione di anticiclone, diciamo che fa mer picco, come dite voi, sì, a Roma, no? Però oggi e domani c'è fa mer picco di bel tempo, perché l'alta pressione è proprio ai suoi massimi, per cui vuol dire praticamente sole dappertutto con poche nubi nel brindisino e basta, direi, e un po' di foschie sulla pianura padana soprattutto al mattino. Per il resto bel tempo, temperature che tendono ad aumentare. Il giochino è capire quando finirà tutto questo. Potrebbe arrivare una perturbazioncina, diciamo così, fra giovedì sera
e sabato, però riguarderà soprattutto il nord. Dai, facciamo il punto domani. Ecco. Grazie Enrico, grazie, un abbraccio, ciao, grazie. Ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 836 Panic at the Disco, High Hopes, lo abbiamo visto particolarmente preso da questo disco, il nostro prossimo ospite. Ladies and gentlemen, Mr. Faso. Oh, what you gonna do? Oh yeah, what I gonna trap is in the rap in the morning. Come state, ragazzi? Sì, veramente mi ha ciappato benissimo. Quando ragazzo io c'erano quelli che dicevano, oh, mi ciappa bene. Vedi, parlavamo sì. di questo. Esatto. Mi ciappa tantissimo. Era solo lombarda come cosa, ciappare. Sì, sì, sai, sì, perché ciappare milanese è proprio ciappa che il ghe, prendi quello che c'è, no? Ciappare è acchiappare, prendere. Guarda, è arrivato qui Faso e ha fatto un sunto della puntata, perché mi raccontava che mentre provavano dalla Dandini uno speciale di fine anno... Sì, ricapitola, dietro di noi c'era una scritta di quelle scorrevoli, luminescenti, che ricapitolava gli eventi accaduti quell'anno, tra i quali spiccava senza dubbio il terremoto in Abruzzo, con due B, di cui si è parlato troppo poco, perché l'Abruzzo è una sottoregione dell'Abruzzo, piccolissima, però molto proprio il pesce, cioè, è durissima. E lì ci fu un terremoto micidiale di cui non parlò nessuno. Diciamo che l'Abruzzo con due B è il nuovo Molise, cioè non ne parla proprio nessuno. Ma però c'è proprio le regioni tra di loro si sono coalizzate anni or sono, hanno detto dell'Abruzzo con due B non si parla. Allora inauguriamo questa rubrica che si chiama Fuori Faso. Funziona così: Faso viene qui e parla di quello che gli parla. In realtà potremmo anche chiamarla prima fase, per fare anche il verso a prima base, no? Esatto. Visto che Faso è un grande prima base. Allora, mi sono commosso. Allora 342 000 700, dopo Faso risponde alle vostre domande. Sì, così. Esatto. Faccio anche divinazione. Sì, se Faso vuoi. Perché ha visto il cappellino dei Caps ed è impazzito, sì, perché mi ha raccontato delle storie bellissime. Per esempio la storia che nei campi da baseball non esistono le misure fisse. È pazzesco, è una roba che nessuno sa. Cioè esistono le misure fisse della parte, diciamo, quella con le basi, no? Dove c'è la terra rossa. Ma quanto è lungo il campo? È lungo fisso? No. C'è una tolleranza, va da tipo 90 metri, diciamo, nei lati delle due linee, no? Immaginatevi la grande fetta di torta che è la forma del campo. La linea di sinistra e la linea di destra devono essere tipo 90, da 90 a 102. Quindi, ma come? Cioè, 12 metri di differenza. Sì, ci sono tutte delle regolette per cui il campo in realtà non deve essere neanche necessariamente uniforme e sono tutti diversi. E la cosa, e quindi il fuoricampo che è la cosa più importante. Esatto, no? Cioè, tu vai, ma te lo dico, faccio un esempio italiano. Vieni a giocare al Saini da me, nel mio campo, per fare un fuoricampo in mezzo ti bastano 128 metri, cioè spari una bomba da 128, che comunque è una certa legna. Comunque è una bella cosa. Ma se vai, non so, a Parma te ne servono 140. Minchia. Sì. E l'hanno fatta apposta. Non so. Mi raccontava Faso che ci sono alcuni campi che sono nati, che sono nel Novecento, e che lì non è che puoi buttare giù la città. No. E come fai? È fantastico, dovete sapere che Fenway Park, quello di Boston, leggendario dei Boston Red Sox, tanto amato da James Taylor, cioè mica dal primo che passa, a sinistra, sul lato sinistro, era troppo corto, era 80 metri qualcosa, quindi praticamente i professionisti con un colpo di naso, neanche di mano, facevano fuori campo. Allora hanno innalzato un muro di 10 e passa metri che si chiama Green Monster, per cui pur essendo corto il campo devi superare un murone altissimo, e ovviamente hanno generato una tribuna su questo Green Monster i cui biglietti non esistono più, cioè sono prenotati fino al 5000. Le ha presi anche il capitano Kirk dall'Enterprise, ha detto è certo, perché è il luogo dove può arrivare la pallina. Esatto. Il nome è bellissimo, il Green Monster. E in un mondo di super tecnologia, per esempio a Fenway Park, il tabellone viene messo a mano. Dentro il tabellone ci sono due signori che dicono: hanno fatto un punto, clock, e attaccano. Ma è una figata pazzesca. Ma certo. Senti, Faso, ci siamo sentiti che c'erano stati i mondiali, mi sbaglio, di baseball in Italia un po' di tempo fa. Ci sono stati gli europei a Torino, a Vigliana, il settimo Torino. Appuntamenti ci sono in Italia prossimamente? Allora, di super eventi come questo, adesso per un po' forse no, devo dire la verità. Ci sono stati gli europei che, come avete visto, sono stati molto pubblicizzati, molto. Sapevano tutti. Posso, infatti, dire, dopo un po' basta, hanno che rotto un po' le balle, diciamolo, con questa pubblicità. Pensate che un mio amico che vive a Torino, non di fianco allo stadio di baseball, quando l'ho chiamato il pomeriggio, dico: stasera vieni a vedere l'Italia, figata, c'è Italia.
dove? Dico, sotto casa tua ci sono gli europei, e si è incazzato, lui ha detto, certo. Ma perché non me lo dicono? Certo. No, però ci saranno le qualificazioni per le Olimpiadi, immagino, penso, no? Di sì, esatto, certo. Adesso non ho seguito gli ultimi eventi, però insomma sì, qualche cosa c'è, se insomma. Vi capita, andate a vedere una partita di baseball, è veramente divertente, bello. Guarda, e poi si impara subito, cioè non è complicato, no, non è così, sembra strano, complicato, ma quando ci sei lo capisci, e poi è una bella atmosfera, diciamo, hai anche dei vantaggi, vai allo stadio tranquillo, torni tranquillo, non vieni menato, no, non succede, non c'è. Io ho raccontato a Faso che sono andato a vedere la partita degli Yankees contro i Mets e per fare il cagacazzi ho comprato il cappellino dei Mets, mi sono messo in me. Nessuno mi ha detto nessuno. Niente, io cercavo, li guardavo male, no, no, non funziona niente, campanilismo. Allora tra poco Faso risponde e questa ma è bellissima, ma questi sono i Lacrime per paura, esatto. Con la canzone tutti vogliono comandare praticamente, esatto. No, è pazzesco. Allora, in questa rubrica le canzoni le sceglie Faso, quelle approvate. Sì, quelle approvate nel flashback. Nel flashback, esatto. Tears for Fears, 8:41, questa è Radio DJ. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Scusate, le 8:44, si rideva, si scherzava. È così, insomma. Dei Lazi milanesi, vediamo. Frizzi e Lazi. Ricordiamo che io e Faso siamo in zona bromance. Oh, sì, sì, bromance. Bromance che sarebbe... È la terra bromance. Non so se lo conoscevate questo pezzo vecchio. No, questa versione inglese no. Abbiamo mandato ieri la versione italiana, ma questa qua ci mancava. Spieghiamo cos'è la bromance, però. La dai. Bromance è un'amicizia che è etero. Romantica. Romantica. Cioè, bro, del senso di brother e romance, insieme fanno bromance. Io rinnovo pubblicamente i complimenti agli Elio per come hanno gestito il concerto di Bergamo, concertozzo. Ah, tra l'altro, appunto, ancora non è disponibile il podcast, quindi oggi mi informerò perché va riascoltato tutto senza pubblicità. È vero, senza pubblicità è più meglio. Posso dire una cosa? Non solo, è anche un aperitivo per quello che poi farete a San Siro il prossimo anno. Sì. Ormai lo sanno tutti, fa che in realtà che poi sono le prove generali per Wembley. Magari sì, okay, c'è tutto un percorso e chiudiamo allo Shea Stadium che non c'è più. Cioè, noi avevamo preso un accordo per suonare allo Shea Stadium come i Beatles, dico, ma è una figata, non c'è più. Non c'è più, vabbè, così, non suoneremo nel parcheggio ricavato dallo Shea Stadium. Sentiamo un po' di messaggi giunti al 342-00-00700. Ma che gli puoi domandare a Faso? Gli posso dire quanto sei bello, Faso, quanto sei bello, quanto sei buono. Mamma mia. Yeah. Questo è bromance. Questo è proprio bromance. No, no, ragazzi, è una mia amica questa. Ha la voce un po' grossa, tipo, perché... Però è una mia cara amica. Cara amica, salutiamo, certo. Enza. Enza, esatto. Poi... Ciao a tutti, potreste ringraziare Faso da parte mia perché grazie al suo tutorial su come battere le mani a tempo io sto cercando un po' di indottrinare le persone che conosco, di quel tutorial ce n'è tanto di bisogno, magari fateglielo fare anche in radio, veramente, perché in Italia certo. Siamo messi veramente male da questo punto di vista. Buona giornata, Claudia. Ciao Claudia, grazie. Ciao Claudia, vabbè, c'è il tutorial per il battito di mani. Certo. Non è facile. A tempo. Ma che al di là del tempo è dove, no? Perché la tendenza del pubblico italiano, non me ne voglia il pubblico italiano, cioè, ho letto uno che a un certo punto aveva scritto, perché il tutorial è nato così per scherzo, no? Io non voglio mai fare tutorial, il nostro diciamo quello che si occupa del nostro mondo web è venuto a dirmi Faso, non c'è niente di te. Va bene, okay, sono poco social, ti faccio un tutorial. Mi è venuto in mente questo perché avevo visto, insomma, ero riduce da un'esperienza dove l'esperto battimani della Rai, cioè quello che deve far battere le mani a gente, trasformava il pubblico in un pubblico della tarantella mentre suonavamo noi, e io lo fulminavo con gli occhi, cioè, gli ho fatto un corso. A fine ho detto, senti, vieni qua, non far mai più battere le mani così al pubblico, ti strozzo e ti spiego come si fa, ma no, senza cattiveria. Sentiamo. Il concetto è, ma è anche facile, quando sentite banalmente la batteria di un pezzo, la si riconosce, la batteria fa pu, pa, pu, pu, pa, pu, pa.
per fare un esempio, sì, pensate anche We Will Rock You, devi... pra. Ecco, il pra, non quello pu, è il rullante. Le mani solitamente si suonano su quello lì, non qui, su pu, perché sennò diventa la tarantella o la marcia dei centurioni. Brum, 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 diventa Space Invaders e fa schifo. Quindi se ascoltate una canzone, non so, pensate Is she lonely, pra, pra. No, non è easy, pru, perché lì muore, capite? Cioè, non c'è più tiro. Allora uno si è offeso, ho letto che uno si è offeso perché l'ha vissuta male e scrive: sì, comunque io pago il biglietto e batto le mani dove voglio. Non fa una grinza, non è una roba, è un suggerimento. Ecco, se non vuoi essere guardato male dai musicisti che dicono che è deficiente, puoi... Ma c'è anche un'opzione meravigliosa: sentiamo, non batterle. Cioè, nel dubbio. Beh, questa ve la devo raccontare. Tantissimi anni fa ero andato al Palatussardi, che non c'è più, a vedere i Mattia Bazar. Oh, con Antonella Ruggero, che cantava ancora. Qui diciamo l'ultima versione con Antonella Ruggero. E avevo di fianco uno che ha cantato tutta la serata malissimo. Quindi immaginatevi, tu sei lì che vuoi sentire c'è tutto un mondo intorno, c'è uno di fianco che gira ogni giorno a un volume mostro, lo volevo uccidere, che mi ha fatto l'effetto di quello che parla al cinema. Dice: ho capito che il concerto è una figata, ma non me lo puoi deturpare cantandomi sopra Antonella Ruggero malissimo. Ma perché lì tu hai pagato e io anche ho pagato e non ti voglio sentire la tua voce che starnazza. Ragazzi, avevamo talmente tante domande. Faso, devi tornare. Lo farò! Nel frattempo mettiamo quello che lui ha definito Tiziano Iron. Tiziano Iron! La vita splendida su Radio DJ. Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Radio DJ, la trovi anche in podcast. La 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 la. E con il la 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 butti in cacciare. Esatto. Quindi, certo. Io ho pagato e voglio cantare la male. No? Esatto. Io ho pagato e voglio suonare le mani sui, battere le mani sui sedicesimi. No. Tipo applauso per tutto il pezzo. Attenzione, perché c'è l'ultima osservazione. Sentiamo. No, Faso, dissento. We will rock you. Si applaude tu e poi ta si mette le mani al cielo. Cioè tutta la platea del concerto applaude sul tu e a ta mani al cielo. Cioè guarda tutti i concerti. Sì. Sono d'accordo. Non ho visto Freddie Mercury bestemmiare perché non no, ma ha ragione. Avevo portato We Will Rock You solo come esempio per capire qual era il rullante. Non intendo, è giusto. We Will Rock You non è una parte di batteria dove devi andare a tempo, perché è proprio l'essenza del brano. Quindi sono d'accordo con l'osservazione fatta. L'avevo citata solo per far capire bene qual è il rullante. Cioè, quello lì è un momento dove si capisce bene che la cassa fa. Ecco, io volevo solo individuare il suono tra, quindi l'osservazione è giusta, non intendevo che tu ti rendi conto che botta e risposta con gli ascoltatori. Devi tornare. Ha ragione. Tornerà presto fuori Faso. Salutiamo, è tardi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ogni mattina su Radio DJ. Ascolta il trio più pazzo che c'è. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.